Siamo con Silvia Capusta alla conclusione della terza tappa del Giro Donne sul traguardo di Fermo. Oggi com'è andata? Oggi secondo me sono arrivata abbastanza bene, arrivata sesta o settima e probabilmente ho preso Maria oppure sono ancora in prima tre in classificata generale. Ora sono molto contenta perché per me questo giro è secondo. L'anno scorso ho fatto prima volta il Giro d'Italia, era caduta abbastanza presto seconda tappa e non finito. Allora non ho ancora esperienza, ma penso che prossime tappe. Oggi nella parte iniziale della tappa si era formato un gruppo con tutte le migliori, anche voi avete cercato di essere protagoniste facendo parte del tentativo anche nuovamente con la Scandolare, la Ferrier Bruno. Nella prima parte della tappa si era sviluppata un'azione in cui erano presenti tutte le grandi, anche voi avete cercato di essere nuovamente protagoniste nella fuga con nuovamente la Scandolara per la maglia verde, anche la Ferrier Bruno era presente. Non siamo una squadra grande, allora siamo tranquille. Dobbiamo sempre stare attente come cosa fanno altre, perché siamo 3 minuti avanti, allora non dobbiamo preoccupare. Ecco, tu come hai cercato di gestire il finale? Nel senso, pensavi alla possibilità di prendere la maglia oppure volevi cercare nuovamente di staccare le tue avversarie per conquistare un bel piazzamento? Prima di tappa pensavo che volevo arrivare avanti, ma non pensavo che prendo maglia. Ho pensato solo bene se arrivo abbastanza avanti, anche se arrivo in secondo gruppetto, ma come prendo minuta o 2 minuti ancora abbastanza bene per me. Allora prima parte non mi sentivo molto bene, le gambe un po' dure, ma poi piano piano sempre meglio e l'ultimo pezzettino ho lavorato avanti perché ho visto che non c'è ragazze cosa sono prima di me in classificata generale. Tiravo avanti perché volevo prendere secondi. Ok, grazie mille. Grazie.